Robby? Eh? Ciao Robby, ti volevo chiedere una cosa, ho avuto un'idea. Volevo fare un gioco con te, cosa ne un pensi? Un gioco? Calcio? No. Nascondino, nascondino, è un classico. No, nascondino. Una cosa più particolare. Che cosa hai in mente, Franci? Te lo dico. Dimmelo, dai, ok. Ok, stavo pensando, ma se ci scambiassimo le fidanzate per 24... No. Come no? 24 ore, dai, un giorno, dai, un giorno... 24 ore. Ma scusami, io so perfettamente che tu sei l'ex ragazzo della mia fidanzata. Qual è il problema? E io dovrei darti la possibilità di stare 24 ore da fidanzato della mia attuale fidanzata. Ma sei impazzito? Ma quanto sei pesante. Dai, ci divertiremo un sacco. Ci divertiremo tantissimo, faremo tante challenge insieme, eh? Assolutamente no. Ma basta. Tu forse non hai pensato ad una cosa. Che cosa? Che potresti stare 24 ore con Jasmine. Solo tu e lei? Da soli. Fidanzati? Fidanzati, da soli, sì. Oh, fidanzato con Jasmine in 24 ore? E Dani non potrebbe dirmi nulla perché nelle 24 ore starebbe con te. Tanto io mi fido di Dani e Dani sa che tu sei solo un ex. Accetto, ma dobbiamo chiederlo a loro. E va bene, ok. Dani! Jasmine! Potreste venire un secondo? Cosa volete? Sì, veniamo! Un attimo! Vorremmo proporvi una nuovissima challenge che abbiamo visto su tu, l'abbiamo vista su TikTok, TikTok, in cui due coppie felicemente super fidanzate felicemente si scambiano. Sì. Aspetta un secondo, ho capito bene o hai detto scambiarci i fidanzati per 24 ore? Io non ci sto. No, neanche io, Robby. Io voglio stare solo con te. Ma come, Dani? Tu che vuoi sempre sfidare tutti quanti e accetti tutte le sfide di TikTok? Infatti, tu sei la regina delle challenge. E tu, Jasmine, non dici sempre che una giornata senza una risata è una giornata persa? Sai quante risate ci faremmo? Infatti. Va bene, dai. Cosa potrebbe andare storto? Sarà divertente. Stai attenta a te. Tranquilla piuttosto. Stai tu bene attenta. Non so da quanto tempo aspettavo questo giorno. 24 ore fidanzato con Jasmine. Finalmente! Al prezzo di dare Dani per un po' di tempo con Franci, che poi non ho capito qual era l'obiettivo di Franci. Chissà. Voi però lasciate un bel like. Avete ben 5 secondi di tempo per cliccare su iscriviti a partire da ora. Quindi 5, 4, 3, 2, 1. Spero che vi siate iscritti. Ragazzi, avete visto? Robby ci è cascato come un pollo. Queste 24 ore saranno l'occasione per me per farla innamorare di nuovo di me. Ehi, Franci! Dani, ciao! Cosa facciamo dato che dobbiamo stare insieme per 24 ore? E quindi noi da grandi amici adesso siamo fidanzati, non è strano? Sì. Ma questo cappellino non te l'avevo mai visto, è da baseball? Sì, è un cappellino da baseball perché alcuni dicono che senza somiglia a un ovetto Kinder. Beh, hanno ragione. Vabbè, tanto l'ho tenuto il cappellino da baseball e tu non dovresti ridere di me, sei la mia fidanzata adesso. Ho capito, ma faceva ridere. Vabbè, faceva ridere, però a questo punto perché non giochiamo a baseball? Il cappellino da baseball, giochiamo a baseball. Va bene, dai, visto che non abbiamo nulla da fare. Sì, anche perché con Dani di solito non gioco a questo tipo di sport, però con te forse posso. Va bene, dai, andiamo. Ah, Dani, io e te soli per 24 ore. Anzi, io e te soli come i vecchi tempi, ti ricordi? Certo, Franci, che mi ricordo. Beh, sì, in passato erano stati dei bei momenti, però è solo una challenge. Vabbè, passato ma anche futuro. No, Franci, non iniziare, è solo per 24 ore. Va bene. E comunque, voglio chiederti una cosa che Robby non farebbe mai per me, però forse tu sì. Cioè? Cioè, io farei di tutto per te. Come sei gentile. E in pratica vorrei che tu mi facessi un bel trucco. Un trucco?
Beh, sì, non puoi dire di no, saresti un cattivo fidanzato. Cioè, devo essere il tuo make-up artist. Sì, esatto. Va bene, per te questo è altro. Ok, allora sì che tu sei un fidanzato perfetto, andiamo. Ok, ok. Ma che tiro era? Manco un bimbo di 3 anni tira in questo modo. Lo sapevo, hai la stessa forza di Dani. Tutte voi ragazze siete così. Ehi, non ti permettere. Non siamo tutte uguali e tantomeno non sono uguale a Dani. Sì, ok, ma facciamo così. Allora tu prendi il guantone. Va bene. Io prendo la pallina e io lancerò la pallina. Ok. È arrivato il momento del libro degli iscritti. Vediamo chi è il fortunato o la fortunata di oggi. Antonia C. Ciao Antonia. Se anche voi volete entrare a far parte del nostro libro degli iscritti, iscrivetevi al canale e commentate qui sotto. Ciao! Franci, non vedo l'ora! Ho sempre sognato di essere truccata dal mio fidanzato! Vai, anch'io. Io sono tanto felice di truccarti! Dai, beh, allora, devi mettermi... Oh, non sai neanche aprire un gloss! Ecco qui! Gloss. Ora puoi mettermelo, guardo qui... Vado? Vuoi? Aspetta. Devi essere molto preciso. Stai zitta. Stai zitta. Non riesco. Scusami, non... Aspetta, un altro po'. Che hai fatto? Niente. Guarda, è perfetto. Sei bellissima. Franci, ma cosa hai combinato? Scivolato. Non volevo, ho sbagliato. Ah, non sei bravo proprio a fare nulla. Anzi, sai, ti dico, forse delle volte è meglio Robby. Iniziamo proprio male questa challenge. Ma come? Ma vai no, via, ma vai via, mi devo struccare ora tutta quanta. Questa volta guarda che vinco io. Sasso, carta, forbice. Sasso, carta, forbice. Ma... Robby. Mi sta chiamando Franci. Vado un attimo, tu rimani qua, Ma stavamo giocando. Robby, vieni. Vieni qua. Ti devo chiedere una cosa importantissima. Tutto ok con Dani? Mica stai facendo lo scemo con Dani? Io? No, assolutamente no. Però ho bisogno di un tuo consiglio. Perché sai, il trucco è andato male. Vabbè. Il trucco? Niente, poi ti racconto. Hai fatto un trucco di magia a Dani? No, non è un trucco di magia, però sì. Comunque, in ogni caso, mi servirebbe un consiglio perché voglio farmi perdonare da lei. Mi hai già fatti perdonare, ma non è neanche iniziata la giornata. Quante ore sono passate? Non lo so. Comunque, vuoi farle un regalo? Sì, un consiglio, qualcosa che le possa piacere. Dai, dimmi qualcosa che piace a Jasmine, così io ti dirò qualcosa che piace a Dani. Mi sembra giusto così, no? Un cappello. Un cappello? Un cappello, sì, sì. Ah, è vero, io ho un cappello e lei ha fatto apprezzamenti sul mio cappello. Sì. Fatto apprezzamenti sul tuo cappello. Lascia stare. Aspetta, vieni qui. È il consiglio per me? Ci sono. Dani adora fare le pulizie in casa. Le fa dalla mattina alla sera. Guarda quanto pulizie. È pulita a casa nostra. Devi regalarle qualcosa per fare le pulizie in casa. Cosa? Fidati. Ed ora cosa le regalerò? Non ci posso ancora credere. Dani, ciao. Ciao Franci. Scusami per prima, sai, il trucco sbagliato. Però vorrei tanto farmi perdonare. E ti ho preso una cosetta che sicuramente ti piacerà. Ho capito cosa mi stai per regalare. Dei fiori bellissimi. Sì, cioè non dei fiori, però è simile. Sai, so che a te piace tanto pulire casa e ti ho regalato, vedi, con questo puoi fare le pulizie, puoi togliere la polvere, vedi, guarda. Ma scusa, non ho capito, perché faccio le pulizie di casa bene non significa che io voglia pulire tutta la giornata. È uno dei regali più brutti che un ragazzo mi abbia mai fatto. Ma lo vedi, è tutto colorato. Ah, tutto colorato? Sai questo colorato dove te lo metto? Sì, in faccia! Ora vattene via, lasciami stare! No. E sai che ti dico? Prenditelo tu questo coso! Robby!
Davvero ci ha creduto che Dani voleva un regalo per fare le pulizie di casa? Sì, Dani è una ragazza super pulita, ma non vuole regali per pulire ancora di più casa. E adesso andrò a fare il mio regalo a Jasmine. Beh, perché siamo qui? Beh, sai com'è, noi siamo fidanzati. Sì. E siamo qui in questo sfondo pieno di fiori perché tu sei un bel fiorellino e i bei fiorellini meritano dei regalini. Ah, grazie. Esatto. Allora, non so se Franci ti fa spesso dei regali, no, ma... No, Franci non mi fa mai dei regali. Beh, io invece sono una persona super romantica e come vedi ho qualcosa dietro la mia schiena. Cosa? Un regalo per te. È un cappellino super carino per una ragazza super carina come te. Che bello! Ti piace? Sì. Guarda, ci stai anche bene. Ma non ti entra tanto, è un po' piccolo forse. Vabbè. Oh no, ho preso piccolo però è no, ancora più. No, è bello, è bello, è bello. Vedi, sono contento che ti piace. Non come Dani che quando un regalo non è perfetto mi urla contro. Grazie. Ma si può sapere dove mi stai portando? Ora ti faccio vedere, piano piano, piano piano, cammina, vai sì, dritto. Sì, però non mi spingere, ho paura di spalle. No, ma tranquilla, ci sono io qui con te, posso mai farti del male. Piano piano, cammina, cammina, piano piano. Ma dove stiamo andando? A casa del vicino! Non riconosci il posto? Non lo riconosci? Ah, ok, siamo sul tavolo. Sapete cosa fa una coppia innamorata? Si condivide tutto e anche il cibo. Allora ho pensato di condividere il cibo con Dani. E non c'è niente di meglio di fragole succose per far innamorare una ragazza. Dani, ora ti darò un cibo come solo i bravi fidanzati fanno. Quindi vorresti fare un gioco romantico con me? Esatto, vediamo se indovini questo cibo. Vai, okay. Mangia, 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 mangia. Com'è? Com'è? Ah, buona, ne vuoi un'altra? Franci, Franci, non mi dire che mi hai fatto mangiare delle fragole. Le fragole sono buonissime, sono succulente. Oh no, oh no, io sono allergica alle come fragole. Come sei allergica alle fragole? Oh no, non lo sapevo. Sto... Ma come? È allergica alle fragole? Mi sa che ho combinato un pasticcio. Un bravo fidanzato dovrebbe sapere i cibi a cui una ragazza è allergica. E ora devo dirlo subito a Robby. Hai portato quello che ti ho chiesto? Ovviamente. Io la coca. E io le cannucce. Perfetto, e allora guarda qui quello che possiamo fare. Possiamo metterle entrambe e condividere la Coca-Cola, proprio come due fidanzati, non pensate? Che bello, non condivido mai niente con Franci. Davvero? Qui sì. Non è un bravo fidanzato. No. Vabbè, ma siete fidanzati ancora da poco, magari può migliorare, no? Speriamo. Oppure no, potrebbe non migliorare mai e potrei essere io il miglior fidanzato per te. Ma tu sei fidanzato con Dani? Sì, vabbè, ma non lasciamo perdere, queste 24 ore sono soltanto mie e tue, Jasmine, non credi? Va bene. Com'era il ballo? Robby, sì, Robby, tieni, prenditi Dani, tienitela perché sono state le 24 ore più brutte della mia vita. E non vuole i regali, e vuole che la trucco, e allergica anche alle fragole, sapevi che era allergica alle fragole? Certo, tutti sanno che Dani è allergica alle fragole. Lo sai perché? Esatto. Pure... Solo tu non lo sai perché evidentemente non ti interessa niente di me, non te ne importa, non mi vuoi bene. Non è vero, ma la nostra giornata è stata fantastica. Infatti, abbiamo giocato assieme, mangiato e mi ha regalato anche un cappello veramente bello, guardate. Il cappello con lo sapevi? Già ti ho dato i capelli. Ma te l'ho detto io che sì, non dire scemenze, non dire come? Scemenze. Ecco, Robby sì che è un bravo fidanzato, non tu. E sai che ti dico? Ora torna tu oppure con Franci. Io mi riprendo Robby. Ha ragione Robby, un attimo fidanzato e te no. Ma uffa.